capito, finalmente l'hanno capito. Il popolo metal è meraviglioso! Il responsabile di questo ambaradan, che è un amico, mi ha detto: perché non ti fai un'immaginetta tua? Tipo, il saio con le borchie. Gli ho detto: senti Bruno, io sono un frate vero, pure cappuccino. Ne abbiamo parlato giovedì scorso, no? Sabato scorso. Sono un prete vero e ci crede, e sono un vero metallaro. Io avevo voglia di fare il disco che ho finito ieri di registrare, volevo farlo metal, e parlava di Francesco e Chiara. Non è stato possibile perché non ho trovato la band. Io mi metto là vicino alla cassa del bar, ho là il mio disco precedente metal, chi viene se lo prende, e spero di finire di fare i miei dischi finendo con il metal. Se c'è qualche banda qui che vuole fare della musica con me, metal, di fede, venga là e mi dia l'indirizzo. Se no, andate su fratecesare.com e fatevi vivi. E adesso io voglio sentire da tutto il parco, anche là in fondo, voglio sentire viva metal, ok? Io conto fino a tre e basta, e vi vedo e siete bellissimi e me ne vado. Tu la devi piantare e fotografarmi, hai capito, Fiorella? Allora, 1, 2, 3, viva metal, deve tremare Milano, specialmente anche un pezzo di Lombardia magari. Viva metal, voglio sentirlo. Viva la figa! Dio porco! Ah, scusa, mi sono ricordato, no, mi sono dimenticato una cosa. Tutti quelli, per tutti quelli che lavorano qui sul palco, là nei bar, dove vi stanno servendo, io vorrei sentire un'altra volta un viva metal per loro, a modo di ringraziamento, per i lavoratori, come voi. Sono pagati. Pronti? Uno. Viva metal!